Domenica 1 dicembre 2013 a Sesto Fiorentino si inaugura la quarta edizione di Alto Basso, una manifestazione che congiunge due poli espositivi importanti della città, il centro Antonio Berti, dal quale vi sto parlando in questo momento, e la sede della Soffitta, lo spazio delle arti, la Soffitta che fra pochi giorni, nel 2014, festeggerà 50 anni di attività espositiva ininterrotta, tutta basata sul volontariato di artisti che sono stati vicini per mezzo secolo a questa importante unione di artisti che ha prodotto tante bellissime mostre come quella inaugurata stamani mattina da Gianni Gianassi, sindaco di Sesto Fiorentino, una mostra dal titolo La bellezza dell'arte, ovvero da Guercino a Basquiat, valore, emozione, intelletto, creatività e spiritualità. Sono opere della collezione messa insieme negli anni dal professor Francesco Martani, che è presidente del Museo La Ghironda di Zola Predosa in provincia di Bologna. Il professore ha, per amore dell'arte, nel corso degli anni collezionato capolavori assoluti e generosamente, oltre a averli donati al museo della sua città, li presta anche ad altre cittadine vogliose come Zola Predosa di donare ai loro concittadini, e non solo, perché questa è una mostra di respiro, direi minimamente, al minimo regionale ma anche nazionale, la possibilità di godere della bellezza di questi capolavori. Sì, è così, la mostra è straordinaria, si svolge come le tre precedenti edizioni della doppia location qui al Padiglione Berti e poi su alla Soffitta presso l'Unione Operaia di Colonnata, ed è stata possibile appunto grazie al mecenatismo del professor Martani e alla intuizione scientifica e organizzativa dell'associazione della Soffitta, della dottoressa Ballerini che ne è la curatrice scientifica. E oggi non voglio dire parole troppo grosse, siamo in una, seppure in sedicesimo, dentro un clima assolutamente da capitale europea. C'è la produzione artistica che viene offerta in visione, in godimento ai cittadini di Sesto, dell'area fiorentina, di Firenze, agli amanti della cultura, non ha rivali da questo punto di vista della sua qualità. È intervenuto all'inaugurazione anche Giuseppe Buccelli, assessore alla cultura del comune di Zola Predosa, comune dove ha sede il Museo Ca' Ghironda. Ca' Ghironda è una realtà molto importante del nostro territorio in quanto ospita tantissime sculture, tantissime opere d'arte del 600, 500 e moderne. Nasce da un'idea del professor Francesco Martani insieme a un'ispirazione di Giorgio Celli, che volle, oltre al museo, un parco naturalistico molto bello, e da lì nasce il progetto Arte Natura, che poi dopo è proseguito negli anni e ha portato quello che oggi è Ca' Ghironda, una realtà visitata da migliaia di persone l'anno provenienti da tutto il mondo. Sono insieme al professor Francesco Martani, che è il presidente, come abbiamo detto, del MAM di Ca' Ghironda di Zola Predosa. Questa collezione, ovviamente anche il museo Ca' Ghironda, sono nati grazie al mecenatismo del professore, che ha iniziato a raccogliere quadri, a collezionare, quanti anni fa? E per quali motivi lei si è avvicinato all'arte? 50 anni fa. E mi sono avvicinato all'arte intanto fin da bambino, ho incominciato a dipingere. Io dipingo da 75 anni, ne ho 83, e ho sempre fatto pittura e scultura, sempre modellato. Poi io sono figlio di contadini e i miei genitori poi molto anziani, mia madre aveva 51 anni, mio padre 62, hanno ritenuto opportuno, anche alle mie capacità gracili come dal punto di vista organico ma spiccate dal punto di vista intellettivo, di indirizzarmi verso gli studi, e ho fatto un liceo classico a Mantova. E per mantenermi sono stato educato da dei grecisti filosofi e bravissimi intellettuali
che mi hanno indirizzato verso lo studio dell'arte del 5-600 per creare in me una possibile guida da condurre, da prestare al Palazzo Ducale di Mantova i sabati e le domeniche nei 5 anni di liceo. Poi io mi sono iscritto naturalmente a medicina, ma anche nella medicina ho sempre coltivato l'uomo, sempre considerato l'uomo nella sua totalità, cioè l'uomo rappresenta l'essere umano più bello e puro che esista in natura, e quindi ho sempre cercato di che non avesse a soffrire, e ho fatto della chirurgia maxillofacciale indirizzandomi sempre verso la bellezza, verso la creazione e verso soprattutto l'aiuto del prossimo. Massimo Rollino, assessore alla cultura del Comune di Sesto Fiorentino, sempre sotto pressione perché sono sempre più numerose le manifestazioni espositive, sono sempre più importanti, e quindi credo che sia gratificato da questo ruolo. All'altro mio lato Francesco Mariani, deus ex machina di tante belle esposizioni al centro espositivo La Soffitta, ma anche promotore di iniziative che travalicano l'interesse locale, la visibilità obbligatoria, direi, da parte di un'associazione del territorio da dare ai propri artisti associati, proponendo mostre importanti. Questo Alto Basso è veramente un evento di respiro internazionale, l'abbiamo già detto lo scorso anno quando, grazie al professor Martani, furono portate qui a Sesto le opere del grande Bacon, e quindi grazie alla Soffitta, che fra pochi giorni inizierà i festeggiamenti per il 50° della fondazione, e grazie a Francesco Mariani, che della Soffitta è un po' il centro motore. Esattamente, la mostra odierna, che vede l'inaugurazione oggi con un grande afflusso di pubblico, una grande critica positiva, credo sia veramente il raggiungimento di un percorso veramente completo della bellezza e dell'arte. Un grande di cuore alla Soffitta, 50 anni di attività a Sesto Fiorentino, 50 anni di mostre, 50 anni di cultura. Credo che un'associazione come questa, che dà il proprio ingegno quotidiano, le proprie risorse finanziarie e intellettuali per la cultura della nostra provincia, della nostra regione, e vedendo i partecipanti posso dire tranquillamente del nostro paese, credo sia una grande associazione a cui dire grazie. Grazie a Mariani, grazie a tutti i soci della Soffitta, e credo che la mostra di oggi, che espone opere del Quercino, sia l'attestazione di ciò che è diventata Soffitta, un centro d'eccellenza culturale. Quindi un grande grazie alla Soffitta, un grande grazie a tutti i collaboratori, e credo che la nostra città, la nostra regione, il nostro paese con queste mostre sia ancora una volta più ricca culturalmente. Ovviamente Massimo Rollino ha fatto riferimento al quadro d'apertura della mostra, questo splendido Guercino del 1649, il titolo è Il Profeta, è forse il fiore all'occhiello di questa mostra, il quadro più antico, poi dal 1600 arriviamo direttamente ai giorni nostri con grandi maestri come Basquiat e altri che ci ha orora ricordato il professor Martani. Francesco. Io sono emozionato stamattina perché mi rendo conto che dopo il quarto evento di Alto Basso finalmente la cittadinanza e le persone più semplici stanno arrivando a contatto diretto con l'opera d'arte. Dobbiamo dire che l'inaugurazione è antimeridiana, sono le 11 del mattino, è un freddo polare a Firenze e anche a Sesto Fiorentino ovviamente, però c'è il tutto esaurito. Esatto, no, questa è una mostra a livello internazionale, non c'è dubbio, quindi io ringrazio l'amministrazione comunale, ringrazio anche Sesto Idee, ringrazio gli sponsor, i main sponsor che hanno voluto insieme a noi come gruppo La Soffitta Spazio delle Arti, perché non ci dimentichiamo che noi siamo tutti volontari e che non percepiamo assolutamente niente, e che forse diamo qualcosa di tasca vi tocca anche. Esatto, sì, sì, ma non c'è dubbio, diciamolo pure, però ci piace essere sul terreno e lottare e sudare. Ed è doveroso chiudere il nostro servizio con chi ha avuto un ruolo fondamentale insieme a Francesco Mariani nella creazione, nella promozione, nello studio e nella selezione delle opere che sono state, che saranno da oggi esposte sia qua al Centro Berti sia al Centro per le Arti La Soffitta, la dottoressa Giulia Ballerini, critica e storica dell'arte, che nella
numero enorme di opere del professor Martani, è riuscita a selezionare delle opere che seguissero un filo rosso, quello della bellezza. Esattamente. La bellezza nell'arte. La bellezza nell'arte, perché appunto la bellezza è un concetto veramente inesauribile, non abbiamo la pretesa certo di esaurire l'argomento in così poche parole. Questo però è soltanto un piccolo assaggio di quel museo straordinario che è appunto... Questo è un Andy Warhol. Un assaggio comunque importante, perché i nomi appunto, come stavi dicendo Fabrizio, da Andy Warhol a Basquiat, da Guercino a Guido Reni, sono tutti nomi... Piani, Boldini, Morandi, Carrà, sì. Quindi già i nomi potremmo dire che sono belli. Van Dyck, sì. Sono 54 autori diversi che vanno dal 600 al 900, come stavamo ricordando, i nomi sono già belli da soli. Sarebbe però stato un atteggiamento troppo semplicistico limitarsi ad unire le opere soltanto perché belle, quindi abbiamo cercato di indagare un percorso del belle. Dividerle anche in sezioni, vogliamo ricordarle, c'è la ritrattistica. Sono 5 sezioni, la ritrattistica, come stavi dicendo, quindi la storia del bello attraverso il volto e le sue metamorfosi, in un volto che fa parlare anche l'effigiato, quindi forte caratterizzazione psicologica del bello attraverso i volti. Abbiamo una sezione dedicata all'informale, quindi al concetto di bello tra forma e il suo opposto, l'informale. Abbiamo sempre al centro Berti la sezione dedicata al bello inteso come ordine e misura, che era un po' il concetto che risale agli antichi, quindi il concetto più difficile poi a morire, il concetto legato a una bellezza come ordine e misura, ma che in realtà non è soltanto appannaggio dei tempi antichi, perché lo ritroviamo persino nell'equilibrio della composizione di Morandi piuttosto che in Carrà o anche in Malevich, che invece è uno dei protagonisti dell'avanguardia. E alla soffitta invece abbiamo le altre due sezioni, è una parte proprio complementare, quindi l'una è complementare dell'altra. Abbiamo indagato anche l'opposto del bello, ovvero il brutto. Questo non vuole essere né un giudizio né una critica negativa, ma proprio il brutto come categoria estetica assoluta, esattamente come il bello. Quindi abbiamo indagato anche il concetto dell'alter ego della bellezza e infine la bellezza oltre il reale, quindi il sacro unito però al profano. Entrambe le mostre resteranno aperte al pubblico con ingresso libero fino al 6 gennaio. Questi gli orari di apertura. Il centro espositivo Berti sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 16 alle 19.30, la domenica dalle 10 alle 12 e nel pomeriggio dalle 16 alle 18.30. Lo spazio delle arti La Soffitta sarà aperto al pubblico dalle 10 alle 12 la domenica e dalle 16 alle 18.30, mentre dal martedì al sabato la mostra sarà aperta dalle 16 alle 19.30. Entrambe le mostre saranno in entrambe le sedi espositive saranno disponibili i lussuosi cataloghi, possiamo dire, perché una copertina cartonata di questi tempi è un vero lusso. Il volume è stato curato da Giulia Ballerini, edito dalle edizioni Polistampa di Mauro Pagliai. Vi ricordo che la mostra La bellezza dell'arte da Guercino a Basquiat, curata dalla dottoressa Giulia Ballerini, è stata promossa dal comune di Sesto Fiorentino insieme al Centro per le Arti La Soffitta.